Ciao a tutte ragazze, allora oggi vi faccio vedere finalmente la Glossy Box di agosto. Mi è arrivata discretamente in ritardo, ora non capisco come mai è stato mi è arrivata così tardi, perché doveva arrivare intorno all'inizio di settembre. Oggi è il 16-17 più o meno, quindi insomma è molto tardi e quindi vabbè, insomma io non ci speravo più, anche perché non mi è arrivata l'email di GLS, sì, del Corriere, insomma, che con il monitoraggio del pacco mi è arrivata completamente a sorpresa, quindi vabbè. Ve la faccio vedere comunque. Io l'avevo già spizzata sulla pagina Facebook perché ero curiosa e devo dire che nonostante il ritardo e tutto, il contenuto ancora una volta mi piace. E allora vi mostro tutto quello che c'è. Innanzitutto è tornata alla confezione vecchia, quella vecchia, la solita di Glossy Box, rosa e nera, molto molto carina. Allora, questa è la Sun Kissed, questa qui. Comunque seguirà un post sul blog. Allora, io ora carico, cioè adesso sto girando questo video e penso che lo carico subito oggi pomeriggio, in modo che lo vedete, ecco. Però penso che entro domani, ora non so, comunque realizzerò il post con tutti i prodotti e la descrizione dei prodotti, in modo che se siete interessate a qualcosa in particolare andate a vedere sul blog la descrizione, il modo di utilizzo, eccetera eccetera. I prodotti nella box sono 5, sono 1, 2, 3, 4, sì, sono 5 prodotti. Allora, ve li faccio vedere. Il primo che ci sta è questo qui, che è una make up remover pen, ed è praticamente, dovrebbe essere una penna imbevuta di struccante. Sì, praticamente funge simile alla penna rimuovi smalto per, appunto, per lo smalto quando sbava un pochetto, e allo stesso modo questa dovrebbe funzionare con il trucco, quindi magari quando uno fa un make up, diciamo, abbastanza preciso, potrebbe servire. Anche 3 punti di ricambio, quindi comodissima. Poi c'è un ombretto della Mememe, che già avevamo visto nella Glossy Box. Questo colore però non lo avevo, l'ho già swatchato ovviamente, ed è un colore argento praticamente, non grigio, proprio argento, molto luminoso. Anche se a me questi ombrettini della Mememe non è che fanno impazzire, ne avevo già uno di una vecchia Glossy Box ed era un blu scuro molto molto bello da incialda, però in realtà sull'occhio non mi piacciono tanto, non sono tantissimo pigmentati, come vedete sono molto, hanno un effetto molto delicato, ecco. Poi c'è una sempre della Jelly Pong Pong, è un 2 in 1 eyeliner and shadow, questo qui, che è praticamente un matitone, diciamo, per gli occhi, che funge anche da ombretto. Il colore è molto molto bello perché è tipo un borgogna. Io poi ultimamente ci sto un po' in fissa, non so se vedete pure il trucco che oggi è praticamente solo un ombretto in crema borgogna, e insomma mi sta piacendo molto questo colore. Poi c'è un prodotto che mi interessa tantissimo ed è un lip balm colorato, questo qua, della, come si chiama? Cherry Blossom? No, Soft Cherry? Sì, penso che sia Cherry Blossom la marca. È una marca marca inglese, c'è scritto pure senza petrolati, al 100% naturale. Eccolo qua. Questo non vedo l'ora di provarlo, mi ispira tantissimo. Okay. L'ultimo prodotto nella box, anche questo mi ispira molto, e mi sembra che questa sia una linea che vende anche Coin, però non so se mi sbaglio e mi confondo perché magari il packaging è lo stesso, ed è una specie di spray fissante per il trucco. No, non è vero, cioè me lo sono inventato io, nel senso che qui dice soltanto uno spray facciale. Allora, qui sull'opuscolo dice che è uno spray per il viso a base di lavanda ed estratti rinfrescanti di menta, aiuta a reidratare la pelle stressata e a ristabilire il naturale equilibrio.
Quindi dovrebbe essere una come se fosse un'acqua termale, forse, non lo so. Vabbè, insomma, comunque utilizzo io questo tipo di prodotto, quindi sicuramente lo proverò. E niente, praticamente sono tutti formati pieni, quindi sono tutte taglie piene, quindi devo dire che il contenuto della box supera di gran lunga il prezzo, quindi io devo dire di promuovere assolutamente questa box, mi è piaciuta moltissimo. Ho letto anche molte approvazioni sempre di questa box sulla pagina di Glossy Box, e quindi insomma non sono l'unica, ecco. Quindi niente, questo era il contenuto della box di agosto, spero che questo video vi possa essere, insomma, se vi possa interessare. Vi mando un bacio.